competono che non devono armarsi, sono cose che fai fatica anche a valutarle, dire, perché bisogna essere dentro e adesso sì, ci sono passato e mi sono fatto anche degli esami e ho pensato e ci sta anche perché potresti accontentare e non accontentare chi ti paga e chi è proprietario. E quindi dobbiamo essere contenti quando ci applaudono e siamo un po' tristi quando ci vanno via. Direttore, guardando un po' la corsa promozionale del campionato di Serie B, lo conosce davvero benissimo. L'Empoli, a suo avviso, ha qualcosina in più delle altre due contendenti, Frosinone e Palermo, o sarà un rush finale con tutte sullo stesso piano? No, l'Empoli è nata che è una squadra importante che non si esprimeva bene. Fortunato l'allenatore che c'era prima, hanno fatto il cambio d'allenatore, hanno trovato sul mercato un allenatore importantissimo che sta facendo un gioco particolarmente bello e quindi ha confermato quell'organico che era importante che doveva essere, come le altre. È un campionato particolare perché la Serie B è un campionato di sofferenza, un campionato, io lo chiamo un campionato un po' ignorante, fai fatica, un campionato lungo e terribile, però diciamo che le squadre che dovevano fare bene, che sono il Palermo, l'Empoli, queste squadre qui ci sono in lotta fino alla fine. Non è facile arrivare nei primi tre nella griglia, però sicuramente il campionato presente sta stentando un po' il Bari, il Parma, ma ci sta, come era la volta del Bologna che stentava fino alla fine e che poi dopo alla fine ci è riuscito. Però diciamo un bel campionato, perché sono 5-6 squadre che si competono la griglia sopra con un bel calcio. C'è un'operazione tra quelle portate a termine da Fabio Lupo che lei ha apprezzato particolarmente, insomma sono tanti, tre polacchi, Gnore, lo stesso Coronado, ecco, qual è che l'ha colpita maggiormente? Coronado, questo è stato il colpo del mercato, perché mi è capitato di parlare con, mi volevano comprare, gli offrivano 4 volte quello che ha speso, perché poi sappiamo che giocatore è. Poi la conferma gli altri giocatori, che con Zamparini viene anche presidente, negli intenti hanno confermato, hanno preso questa squadra qua, con la conferma, con i nuovi, grande lavoro, l'ha dimostrato in campo, la squadra era là, è là ancora e sarà alla fine, sarà sempre là. Quindi il colpo che ha fatto era il colpo di mantenere quell'organico lì, con l'innesto di Coronado, eccetera, eccetera. Allora, se pensiamo a tutti i grandi calciatori che lei ha portato qui in Sicilia, da Barzagli, a Zaccardo, a Luca Toni, lo stesso Amauri, Chi, Arcavani, insomma perdiamo davvero conto, quando vede qualcuno di questi ancora in TV brillare con i top club europei, cosa pensa? Rino Foschi di calcio ne sa anche tanto. No, erano altri tempi, diciamo che avevo un bel gruppo di lavoro, lo so che prima, avevo un bel gruppo di lavoro, mi sono divertito. Io avevo i tempi giusti per poter fare queste operazioni con le possibilità che mi dava sempre Zamparini, sia ben chiaro. Cosa penso? Quando vedo quelli che giocano con i Cavani, che le sento ancora, sono orgoglioso. E il brutto è quando vedo i grossi che fanno gli allenatori, loro mi sento un po' vecchio. Direttore, lei poc'anzi ha detto che Maurizio Zamparini a volte ascolta anche delle campane un po' stonate e va in confusione. Ecco, ci racconta quell'estate tribolata con lei, che ovviamente ha addotto un malessere che fortunatamente non era reale, e con quell'esonero di Ballardini dopo appena due giornate. Girava anche un po' un'altra favola che probabilmente non corresse grandissimo buon sangue, grandissimo feeling tra lei e il tecnico. No, l'anno precedente io Ballardini l'ho avuto a Genova, siamo salutati, lo conosco per una vita, la prima che è venuto qui a Palermo c'ero dentro a Cozzaprini che ci parlavamo, è successo qualcosa di che non ci siamo capiti particolarmente, io molto probabilmente sono geloso di quello che faccio, sono andato anche sotto le righe. Davide faceva il suo lavoro con grande serietà e grande personalità e io non mi vedevo delle ombre attorno che molto probabilmente mi hanno indotto a fare questa cosa qua. Non vuol dire che ho ragione io, posso aver sbagliato. Poi dopo però ho visto che anche lui si è dimesso e non ho capito bene tutto il discorso qua. Quindi non voglio ancora andare su questo tema, perché il passato, un passato recente, mi ha fatto soffrire tanto, perché io di Palermo sono innamorato, di Palermo, la città, del calcio, anche di Zamparini, diciamo, perché è quello che mi ha dato la possibilità di fare tante cose. Io ero ritornato con una certa carica, però mi sono spento, mi si è spento subito la luce per queste cose qui di gelosia. Però niente di più, dai. Non vogliamo fare dei drammi,
cerchiamo sempre di tifare Palermo e stare vicino al Palermo, chissà, nella vita non si sa mai. Dottore, le chiedo a Cardi, Ferdinino, Lagumina, prodotti del Vivaio Rosanero, giocatori che lei conosce anche molto bene, ha provato magari a portarli anche a Cesena? Sì, qualcuno ha provato, però lì c'è da fare un plauso a chi ci ha lavorato dentro, che è andato via da Cenchi, ha fatto un lavoro straordinario qua a Palermo. Io ero stato contatto, anzi quando sono ritornato col patto che non si doveva muovere, lui non si muoveva. E ci sono dei giocatori importanti, sì, ho provato, Lagumina, so che gliel'ho chiesto, altri giocatori, poi dopo ho fatto un discorso diverso con Fulignati. Sì, quello che posso rispondere del lavoro che io quando ho lasciato a Palermo c'è un settore giovanile in particolare, dei giocatori locali molto bravi, però il lavoro che ha fatto Bacini e quello che c'è in essere che ha portato avanti è un lavoro importantissimo che si vede con gli effetti. Si è parlato più volte del suo rapporto con il presidente Maurizio Zamparini, il patron rosanero Maurizio Zamparini, adesso che rapporto avete e quando è l'ultima volta che l'ha sentito? Ma io con Zamparini vi dico francamente, io gli voglio bene Zamparini, lo stimo, lui mi ha fatto fare una carriera incredibile, in Palermo. Poi ci sono state queste incompressioni, però io ripeto, per me Zamparini è il più grande presidente che ho avuto, mi ha dato la possibilità di esprimermi, di lavorare, avevo carta bianca, potere di firma. E poi queste incompressioni non devono nascondere quello che è la realtà. Zamparini è un grande. Qui a Palermo in questo momento qui purtroppo i risultati è andato un po' in sfortuna, ma piano piano vedete che tutto si riprende. I rapporti con Zamparini, quanto posso lo sento, ci siamo stati per Natale, ci siamo stati dopo, lo sento e quando lo sento per me è un bel giorno. E quando non lo sento che non lo sto, lo sento, perché se io lo sento che lui mi chiama anche solo per salutarmi, per me è una bella giornata. Mentre infine lei ha parlato del gioco dell'Empoli, avrà avuto sicuramente modo di vedere il Palermo di Bruno Tedino. Cosa pensa del gioco espresso dalla squadra rosanero e cosa pensa del nuovo direttore sportivo Aladino Valotti? Aladino Valotti l'ho avuto come giocatore a Verona che ha vinto il campionato, dopo lui era Aladino Valotti, perfetto, onesto, serio e fa sto lavoro, sta professore già da 3 anni in cima, l'ha fatto. Ha cominciato anche lui e lo fa da tempo. Di lui mi dispiace perché è una persona seria anche lui, forse il presidente che aveva poca personalità, non so cosa intendeva, però è scivolato. Vicedino per me è un grande allenatore, che nei momenti difficili qui ha tenuto i rapporti con la società, con tutto, ha isolato le contestazioni della società, si è tenuto il pubblico assieme alla società, ha cercato di sdrammatizzare, non ha dato peso a certe contestazioni nella vita campionato, se vi ricordate, e sul campo sa lavorare, fa lavorare, cioè gioca bene la squadra. Quindi vuol dire che è un allenatore che viene dal basso, perché lui in questa piazza qui è venuto da un'altra categoria, ma ha dimostrato di avere dei valori tecnici come uomo, come allenatore, di essere molto bravo. Direttore, le ultime, quanto vale il Ernesto Roschi ragionevolmente sul mercato secondo lei? Non lo so, nella categoria superiore ha fatto molto molto bene. La Serie B è più difficile, noi se vi ricordate eravamo Toni che aveva fatto 30 gol in B, poi ne si è ripetuto subito 20 gol in A e lì potevi dire quanto vale un giocatore che poi questa prima mi ha sempre rimproverato che l'ho svenduto e ha un po' ragione. Non so, è un giocatore importante, è un giocatore che vede la porta questo qui, però è uno straniero e quindi ci sono dei momenti. Vi dico una cosa recente, Bellotti aveva una clausola di 100 milioni 2 mesi fa, oggi si parla che Caio ha sbagliato, fai fatica, perché se lui fa gol vale, se fa meno, al momento che fa meno gol vale meno, faccio fatica a dire, comunque è un ottimo giocatore e penso che sia di categoria superiore. Direttore, l'ultima, ovviamente c'è una contestazione in atto, un dissenso piuttosto radicato da parte di la stragrande maggioranza del pubblico nei confronti dell'attuale proprietà di Maurizio Zamparini. Quale futuro per il Palermo e se riesce anche a comprendere l'amarezza e il punto di vista dei tifosi in questo momento? Sì, li comprendo perché i tifosi palermitani veramente li comprendono, però so anche che ci vuole poco per farli ritornare e Zamparini nel momento che ha avuto questa disavventura, diciamo questa retrocessione che ha fatto qualche errore, che ci può stare, però non dimentichiamo mai quello che ha fatto dal persona che si è arrivato insieme poi. E c'è stato qualche errore, qualche parola di più e qualche contestazione un po' esagerata.
lui sta facendo il possibile per farli tornare la gente allo stadio, sta facendo il possibile per farli tornare questa squadra di Serie A e fa fatica anche lui a abbandonare il Palermo. Non vedo un Palermo senza Zamparini, lo dico francamente, anche perché ci vogliono dei compratori e oggi nel calcio è un'avventura metterci delle proprie energie e dei propri soldi nel calcio. Zamparini l'ha fatto bene, è andato in sfortuna, in questo momento qui è un momento un po' particolare, ma vedo che sta facendo tutte le cose possibili per ritornare ai Zamparini di 10 anni fa. Quindi io sono convintissimo che lui possa ritornare in Serie A, deve ritornare in Serie A e poi fa fatica a venire in Palermo perché lui è innamorato anche lui molto di questa terra qua, è innamorato di voi, è innamorato di tutti. Lupo tornerebbe subito, lei anche proponiamo questo binomio, questo tandem dirigenziale Foschi e Lupo a Maurizio Zamparini. Non farmi questa domanda perché mi metti in difficoltà che dopo sono anche ridicolo poi. Ma io, sarebbe però, un bel tandem. Ma io se tutto io lo sai, fai fatica perché sono venuto, però voi sapete bene cosa provo e cosa vuol dire lavorare, fare del calcio a Palermo qua. E quindi, poi anche con Zamparini, perché vi ripeto, Zamparini è lui l'artefice, io sono venuto con lui e quello che ho fatto devo solo ringraziare lui, perché lui ha dato la possibilità di fare il lavoro che ho fatto. Perfetto.